Ed eccoci arrivati ragazzi alla fine delle partite delle 20:45. Mi andrebbe di parlarne con voi, soprattutto di Atalanta-Crotone, finita 5-1 per Atalanta, un'Atalanta devastante. Ma parliamo anche di Fiorentina-Roma, ragazzi, che vide vincitrice la squadra giallorossa per 1-2 contro la Fiorentina a Firenze. E parliamo anche di un Milan che trova l'1-1 proprio a tempo ormai scaduto. Contro l'Udinese, un ottimo Udinese che ha tenuto botta fino all'ultimo, poi un calcio di rigore purtroppo netto di Stig Larsen che salta così, ma poi ne andremo a parlare dopo. Fatto trovare il pareggio del Milan all'ultimo. Partiamo dalla valangata di gol dell'Atalanta, ragazzi. Un Atalanta-Crotone dove il Crotone già ha difficoltà, comunque ha cambiato allenatore da poco. Sappiamo benissimo che Stroppa è stato esonerato per i mancati risultati. Al suo posto è arrivato Serse Cosmi. Non voglio giudicare l'esordio di Cosmi, ragazzi, perché ha beccato una bestia assurda. Non si poteva comunque pensare che il Crotone, cambiando allenatore, avesse comunque già un'impronta di gioco. Non ne ha avuta nessuna. Poi con una squadra come l'Atalanta, figuriamoci. L'Atalanta che ha avuto veramente tantissime occasioni, ma a un certo punto della partita è potuto anche andare in svantaggio, poteva anche andare in svantaggio, attenzione, perché l'Atalanta parte fortissimo con Gosens dove trova la porta di poco con un tiro dove la palla rimbalzava e lui tira di prima, e Gosens è l'uomo più pericoloso inizialmente, dove ha avuto un'occasione lì, poi la seconda occasione la butta dentro perché c'è Ilicic che sterza sulla fascia, si mette la palla sul mancino, crossa col mancino e lì pesca Gosens che salta improvvisamente in area di rigore e fa l'1-0 di testa. Ragazzi, Robby Gosens, che giocatore, quest'anno veramente sta facendo un sacco di gol. Non ho più parole per descrivere Robby Gosens. E poi, ragazzi, Atalanta ha avuto anche la possibilità di andare in vantaggio sul 2-0 con Muriel, dove si allunga un po' il pallone, Kordaz li esce, quindi la para, è stato bravo lì il portiere del Crotone. Poi ragazzi, che succede? Una palla a centrocampo spizzicata arriva tra Freuler e Romero. È successo il classico, la prendi te, la prendo io, la prendi te, la prendo io, non si capiscono, anzi forse tra un po' si scontrano anche, la palla avanza, perché non la prendono, lì c'è pronto Simi, che nel frattempo Sportiello è provato a uscire, ma Simi fa lo scavetto e fa un bel gol, ragazzi. Simi, davvero bello il gol di Simi. Trova l'1-1 Crotone inizialmente. E dopo l'1-1, ragazzi, c'è stata anche l'occasione di Messias. Che se Messias lì era un po' più sveglio, magari faceva anche il 2-1 per l'1-2 per il Crotone. Perché Messias praticamente ha questa palla dove va completamente da solo in area di rigore, si è ostacolato da un difensore, ma in velocità lo brucia. E lì è bravissimo Sportiello a uscire e comunque a non fare il fallo perché Messias si intestardisce, vuole scartare Sportiello, non ci riesce Sportiello con la mano per terra, riesce comunque a spazzare il pallone e non prende le gambe di Messias, quindi il rigore lo ha evitato e ha anche evitato una chiara occasione da gol per il Crotone, quindi bravo Sportiello, un po' più ingenuo Messias che io da lì avrei tirato invece che stare a scartare il portiere. E cose varie, quindi poi l'Atalanta, ragazzi, un po' ha rischiato di subire il secondo gol. Poi, vabbè, verso il finale ci ha provato con Muriel, di nuovo un tiro di Muriel abbastanza centrale, perché comunque sempre Kordaz la para. Ilicic che comunque la tira fuori. Comunque, ha avuto tante altre cose in Atalanta, ma nel primo tempo, comunque, si va sull'1-1. Secondo tempo, ragazzi, invece, non c'è proprio da commentarlo. Una sola squadra in campo. L'Atalanta ha attaccato continuamente. Trova il secondo gol con, se non sbaglio, un cross di Muriel, dove la palla sembra anche brutto come cross, ma alla fine passa e non so se la tocca Gosens o la sfiora. Comunque poi arriva Palomino che gli dà solo, che fa il gol del 2-1 con un tiro normale in area di rigore. Poi il 3-1, ragazzi, arriva su una giocata d'esterno di Ilicic, che vede il taglio di Muriel. Muriel taglia. Viene inseguito da un difensore del Crotone, che non mi ricordo chi, che prende anche il tempo bene a Muriel, no? Perché riesce a coprire la palla, ma nel coprire il pallone scivola. Scivolando, ragazzi, la palla rimane lì, c'è pronto Muriel, che anche lui fa il 3-1 e la butta dentro. Il quarto gol dell'Atalanta è un capolavoro di Ilicic, cioè di Mancino, ragazzi, classico suo tiro a giro, che comunque va a baciare, neanche a baciare il pallo, perché non lo prende neanche, lo sfiora, si insacca lì nell'angolino dove Kordaz non può fare nulla, perché non può farci nulla. E poi arriva anche il quinto gol, ragazzi. Il quinto gol dove viene
viene trasformato dai due entrati, Zapata e Miranchuk. Zapata fa l'assist a Miranchuk, Miranchuk col sinistro, tira e trova il gol, fa palo gol e trova il gol del 5-1. E poi c'è da dire che comunque l'Atalanta ha avuto tantissime altre occasioni, ha avuto anche un calcio di punizione di Ilicic dove Kordaz la para, ha avuto veramente tante tante occasioni. Malinowski ne ha avute due anche lui, uno di testa e uno è un mancino forte, ma è uscito fuori nel primo tempo, però se non sbaglio quello. Comunque tante tante occasioni, cioè ricordarle tutte quell'Atalanta è impossibile perché comunque ne ha avute veramente tantissime. Passiamo alla seconda partita, ragazzi. Fiorentina-Roma ha finito 1-2 per la squadra giallorossa. Una partita bruttina nel primo tempo, ragazzi, perché molto equilibrata, ma brutta. Ci sono state solamente due azioni da gol. La prima è stata quella della Fiorentina con un passaggio filtrante bello di Ribéry per Vlahovic, dove Vlahovic tira però centrale e Paolo Lopez riesce a smanacciare facilmente. Bravo a non cadere per terra, a mantenere la posizione. Però comunque da centrare quel tiro lì era abbastanza facile, infatti la para. Non la blocca, ma la para. La seconda occasione invece arriva da parte della Roma, quasi allo scadere del primo tempo, con Pellegrini, un tiro abbastanza. Pellegrini porta palla fino al limite dell'area di rigore, tira, un tiro abbastanza non potentissimo, però molto angolato, dove Dragoschi deve metterci la manona e smanacciarla lateralmente. Quelle sono state, se va bene, sì, le uniche due occasioni che ho visto sinceramente fare alle due squadre nel primo tempo, un primo tempo abbastanza noioso. Nel secondo tempo un po' più vivo, la Roma parte forte, la palla per Bruno Perez, vede a rimorchio Mancini, la palla arriva a Mancini che dà un lancio bellissimo che vede il taglio di Spinazzola, Spinazzola al volo di prima tira e fa un bellissimo gol, bellissima azione comunque da parte della Roma, quella Mancini sempre più leader. Di questa Roma dove adesso si mette a fare i gol, assist, veramente bravo bravo Mancini. E bravo Spinazzola che comunque fa il taglio e trova il gol, quindi bravo anche lui. Poi una Fiorentina che comunque ragazzi inizialmente sembra subire il colpo perché poi alla fine c'è anche un tiro di Diawara abbastanza centrale se non sbaglio parato da Dragoschi, però centrale, un'altra occasione per la Roma, minima ma c'è stata. E poi ragazzi, che succede? Arriva che Veretout si fa male. Veretout si fa male, ma la Fiorentina continua a giocare. La palla arriva a Biraghi, cross tesissimo di Biraghi. Spinazzola, l'autore del gol dell'1-0, si fa l'autogol perché nello spazzare via il pallone la palla la spazza nella propria porta. E così la Fiorentina trova il pareggio. La grande brutta notizia per la Roma è l'infortunio di Veretout, ragazzi. Veretout è importante per questa squadra. Anche mentre faceva le scale dello stadio, l'ho visto veramente molto, molto zoppicante e dolorante. Mi sa di un infortunio non così poi abbastanza presto recuperabile. Mi sembra una cosa abbastanza lunga. Comunque, la Fiorentina trova l'1-1. Una Fiorentina che poi ha un'altra occasione con Vlahovic, se non sbaglio, dove tira il volo lì, bravissimo Paolo Lopez a buttarsi a pararla. E nel finale, ragazzi, nel finale la palla sulla fascia arriva a Karsdorp che viene tenuto in gioco da Milenkovic perché poi il gol di Diawara viene rivisto al VAR perché sembra un fuorigioco, invece no, perché c'è Milenkovic che tiene in gioco Karsdorp. La palla arriva a lui comunque, bellissimo cross teso di Karsdorp che viene il taglio di Diawara, vede il suo taglio, Diawara davanti alla porta, trova il piattone vincente, trova il 2-1, l'1-2 per la Roma. Una vittoria molto importante per la Roma, ragazzi, perché per come si era messa la partita non era semplice. L'importante in questi casi è portarsi a casa i 3 punti pieni e la Roma ce l'ha fatta. Una Roma che comunque ha avuto anche un'occasione molto importante con Borja Mayoral. Borja Mayoral, se non sbaglio, pensava di essere in fuorigioco, però la bandierina non si è mai alzata, quindi sa che Borja Mayoral era anche in posizione regolare, e c'era da solo davanti al portiere, e trova un piattone dove comunque Dragoschi è lì davanti a lui che la blocca lì, è un'occasione da sfruttare un po' meglio, secondo me. Comunque brava la Roma che rimane comunque in scia alle altre, è la Roma che è lì, comunque in scherzando è lì e va bene così. Adesso ragazzi passiamo all'ultima partita di questa sera, ovvero Milan-Udinese, ragazzi. Anche lì il primo tempo non è che sia stato tanto entusiasmante. Un Milan che faceva il gioco e un Udinese che, come sappiamo, è molto brava a chiudersi dietro. Infatti, l'Udinese non ha fatto altro che chiudersi dietro nel primo tempo. Ma si chiude dietro bene, ragazzi, perché comunque non è che dici una squadra che si chiude dietro deve subire automaticamente. L'Udinese subisce anche poco chiudendosi perché è brava, ha dei buoni difensori. L'unica azione pericolosa del Milan nel primo tempo, se non sbaglio, quella di Samu Castiglio, ecco, che
fa l'azione personale dove riesce a sfondare bene, tira di destro e lì piega Musso alla parata con un piede, che ha la parata col piede Musso. Però per il resto in 45 minuti l'Udinese ha sofferto veramente poco, bravissima a chiudere gli spazi, bravissima veramente. Nel secondo tempo, ragazzi, nel secondo tempo, la prima azione clamorosa ce l'ha proprio l'Udinese, ragazzi, che quello lì, ragazzi, è un gol più mangiato da Nescolotti che è un salvataggio miracoloso di Romagnoli. Allora, Romagnoli comunque non è, la cosa che ha fatto non va comunque tolta, perché la cosa di Romagnoli vale quanto un gol, ragazzi. Il salvataggio di Romagnoli vale quanto un gol. Romagnoli è abbastanza criticato anche, però oggi ha salvato un gol. Ma Nestorowski, attaccante puro, non puoi te sbagliare un gol del genere, perché adesso vi spiego l'azione. Cioè, la palla, se non sbaglio, inizia tutto da un passaggio arretrato male di Theo Hernandez. Passaggio corto, Pereira capisce, anticipa Donnarumma, quindi esce dai pali. Pereira lo anticipa anche a lui. Cross al centro, dice da solo, c'è la porta è libera. C'è Nescoroschi che sta arrivando in terzo tempo col colpo di testa e Romagnoli è lì fermo come portiere praticamente al centro dell'area di rigore. Tu hai una porta intera da attaccante. Cosa fai? Me la tiri vicino a Romagnoli che poi col piede, lui è bravissimo per carità a salvare il gol. Ma se tu comunque la angoli bene quella palla, Romagnoli non potrà mai prendere. Quello lì è un gol che tu ti sei mangiato, Nestoroschi, per me, per quanto mi riguarda. Dopo quella grande occasione lì dell'Udinese, comunque ha spinto poi il Milan, ha avuto un'occasione con Meite, un tiro a giro centrale, però dove Musso comunque deve pararla perché la palla era in rete, e poi un colpo di testa di Kessié su un calcio d'angolo dove la palla sarebbe comunque entrata anche lì, e lì Musso deve impiegare la parata perché ha fatto veramente una bella parata anche lì Musso. Poi che succede, ragazzi? Succede che arriva un gol un po' strano dell'Udinese di Becao, un calcio d'angolo, se non sbaglio, un calcio d'angolo, sì, Becao di testa, una palla lentissima comunque, anche centrale, c'è Nestorowski che la svirgola con un difensore del Milan, stanno davanti a Donnarumma, no? Cioè, gli danno fastidio per la visuale, ma la palla comunque era molto lenta e centrale, secondo me Donnarumma non so come mai abbia fatto questo movimento, cioè comunque la palla è entrata, ma non era così difficile secondo me. Un po' mezza papera quella di Donnarumma, lui che comunque quest'anno è il top dei portieri in Italia. Forse in questo gol qua è stato un po' impreciso, perché ripeto, sì, c'erano Nestorowski e il difensore del Milan che ostacolavano un po', però quella palla lì era molto lenta e molto centrale. Secondo me, per quanto ti possono ostacolare, quella palla potevi bloccarla, potevi fare meglio Donnarumma, secondo me. Poi dopo questo gol qua, ragazzi, l'Udinese si è un po' rimessa dietro per difendersi questo risultato. Il Milan ha spinto, ha spinto, ha spinto, ha spinto fino al 94esimo, 94esimo, sì, 95esimo, dove l'arbitro da questo calcio di rigore, ripeto, Stig Larsen salta così, con la mano altissima, alta alta, staccata dal corpo e la palla comunque la tocca di mano. Lì sta finendo la partita, cioè figlio mio, che te non puoi fare un intervento del genere, giochi in Serie A. Cioè, stai per portare a casa un risultato eclatante, perché comunque vai a vincere a San Siro, come fai a saltare così? Si è un po' lamentato l'Udinese perché dicono che sia stato sbilanciato, per quello ha alzato la mano, ma per quanto ti possono sbilanciare, non alzi la mano così. Cioè, regali un rigore al Milan, un rigore che comunque viene trasformato da Frank Kessié, che lo batte e fa il gol, ragazzi. Frank Kessié sempre freddo nei calci di rigore, e regala un punto al Milan, che per quanto magari per il Milan può essere un punto amaro, perché il Milan ovviamente cercava di vincere questa partita per rimanere attaccata all'Inter. Alla fine si rivela un punto d'oro, perché per come si era messa la partita tu manco quel punto tanto porti a casa. Quindi va bene così, è contenta sicuramente l'Inter che domani ha la possibilità di allungare ancora di più. E per noi juventini, però della mia squadra, comunque 2 punti rosicchiati al Milan le abbiamo presi. Quindi sportivamente parlando ti fanno la Juve, sono contento di aver ricevuto questi 2 punti. Un Udinese che comunque gli faccio lo stesso complimenti perché è una ferma grandi, cioè nel senso l'Udinese ha pareggiato con l'Atalanta, ha pareggiato con l'Inter e oggi tra un po' va a vincere col Milan, però ci pareggia comunque, quindi l'Udinese le sue sporche figure, quelle grandi, le fa veramente. Niente ragazzi, questi qua erano i risultati delle partite che ho seguito di più in questa giornata qua, alle 20:45, mi fermo adesso perché il video è veramente lungo ragazzi, si è fatto veramente lungo, quindi se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like. Commentate questo nei commenti, fatemi un po' sapere voi cosa ne pensate di questa partita, di queste partite, scusate. E se vi fa piacere anche iscrivetevi al canale, condividete il video così mi ci fate iscrivere anche loro. Noi ci vediamo al prossimo video, quindi per adesso dai, vi auguro tutto, bella!